Serie di controlli della Guardia di Finanza Aretina che hanno portato alla segnalazione di 9 detentori di stupefacenti e al sequestro di 8.000 prodotti non conformi alle norme europee sulla sicurezza. Sulla rampa d'accesso alla stazione di Figline Valdarno una piccola discarica abusiva, bottiglie, bicchieri e addirittura anche 2 pneumatici in civiltà in un luogo frequentato da migliaia di persone. Firmati oggi i patti parasociali per il CRT fra il comune di Terranuova Bracciolini e l'ASL Toscana Sud-Est. Tra le novità rilevanti, la costituzione di un comitato scientifico per la ricerca della riabilitazione neurologica. Iniziato il corso di formazione del progetto Destinazione Lavoro, che darà la possibilità a 15 lavoratori di apprendere nozioni gratuitamente e di essere inseriti in aziende. Progetto finanziato dal comune di Figline Incisa. Dalla Toscana, accordo fra Regione e Ispettorato del Lavoro per la tutela dei tirocini. Solo nel 2018 sono state la metà le persone che hanno trovato lavoro dopo aver partecipato ad un tirocinio. Approvata dalla Regione Toscana la legge per il sostegno alle imprese danneggiate dalla chiusura del viadotto sulla E45, soddisfazione dell'assessore Ceccarelli che dichiara Toscana a fianco dei territori danneggiati.